Fantozzi, una tragedia, questo è il titolo. E allora perché questo accostamento? Perché mettere assieme la maschera comica, il personaggio comico creato negli anni 70 da Paolo Villaggio con la dimensione tragica? Il lavoro fatto dalla raffinata regia di Davide Livermore, da Gianni Fantoni che di questo lavoro è protagonista, da un gruppo affiatatissimo di attori e attrici è divertente. È divertente e particolarmente suggestivo perché è anche aguzzo, è anche tagliente, perché racconta una complessità. Si è trattato, insomma, di prendere maledettamente sul serio questa maschera di Fantozzi, al pari di Charlie Chaplin con Charlot, al pari di Totò, al pari di Petrolini. Queste maschere ci raccontano meglio di chiunque altro, raccontano chi siamo, che cosa stiamo vivendo. Si ride allora, si ride tanto, evocando la mega ditta, il mega direttore galattico, quelle altre figure di Filini, Calboni, la signorina Silvani, però poi ridendo piano piano capiamo che quei personaggi lì siamo noi, che quel mondo è il nostro mondo. E allora capiamo davvero quanto Fantozzi possa essere una grande figura non solo dei libri scritti da Paolo Villaggio, non solo dei film che tutti noi abbiamo visto, ma anche per la prima volta del teatro. Fantozzi è una maschera teatrale, ci sorprendiamo ad ascoltare le parole del Filottete o dell'Amleto di Shakespeare, che suonano benissimo anche dette da Fantozzi. Un tempo ci chiedevamo se sarebbe stato possibile fare De Filippo senza Edoardo, se sarebbe stato possibile fare Dario Fo senza quel magnifico Giullare. Ebbene sì, è stato possibile, è stato fatto. E adesso forse possiamo finalmente fare anche Fantozzi senza Paolo Villaggio. Perché? Perché al di là dell'essere divertente, al di là dell'essere cinicamente divertente, ci parla, ci svela chi siamo, ci prende in giro. Allora venite a teatro, dal 30 gennaio all'11 febbraio al Teatro di Chiesa, venite e vi sorprenderete.